Anno 2087, il sistema solare è avvolto dalle fiamme dell'odio. Le colonie lunari sotto la guida del maresciallo Giltor si sono autoproclamate indipendenti, assumendo il nome di impero unificato di Giganos, e hanno scatenato una guerra totale contro la Terra. Le colonie terrestri orbitali erano finora riuscite a mantenere la neutralità, ma all'improvviso la colonia di Arkad viene attaccata e distrutta dalle forze imperiali. La ragione di questo atto estremo sta nel tentativo dei Giganos di recuperare 3 prototipi di armi segrete che un comando federale è riuscito a trafugare dai cantieri lunari. Danni alle pareti esterne. Rientro nell'atmosfera possibile con riparazioni di emergenza. Riferire lo stadio dei lavori al container 2. Riparazioni quasi completate, ma non reggerà alla velocità massima. Possiamo farcela al 40%, chiudo. Nessun danno interno, tutti i moduli in condizioni perfette, batterie ricaricate. Bisogna riconoscere che quei 3 ragazzi ci sanno fare. Fatemi scendere. Mi risulta che voi siete allievi dell'Accademia Astronautica, giusto? Dunque. Ken Wakaba, 16 anni. Sei tu? No, è lui. Light Newman, 17 anni. Sono io. Quindi tu sei Tappo Oceano, 16 anni, giusto? Tre ragazzini, non ci posso credere. Mi auguro abbiate una spiegazione più che convincente su come siete finiti a bordo di quei 3 Metal Armor. Che cosa intende per convincente? Già. Vuole sentire un po' di musica? Non verrete a dirmi che vi ci siete trovati dentro per caso. Più o meno. Senta, è vero che non abbiamo chiesto il permesso, ma d'altra parte è stata una causa di forza maggiore. Ad ogni modo, se la fate così lunga, vi rimborseremo i soldi del carburante che abbiamo... Cosa? Stammi bene a sentire, biondino. Siete dei civili saliti su mezzi militari. C'è la fucilazione per quello che avete fatto. Signor Duck. Comandante... Perché non chiudi quella boccaccia? Io non intendo sborsare un centesimo. Ho i miei fratelli da mantenere sulla Terra. Cosa credi? Che dovevo dire? Adesso ve ne state qui, calmi e in silenzio, intesi, bambocci? Bambocci? Comandante, siamo militari in missione. Dovete dirci la verità. Già, altrimenti perché Gigano si attaccherebbe a una nave profughi? Ditelo chiaramente. È il nostro diritto. Trasportate il materiale destinato all'esercito. Comandante, aspetti. Ha il dovere di rispondere. Comandante! Calmi e silenzio. Eseguiamo gli ordini. Ho la schiena a pezzi, ragazzi. Ehi, l'eroe si è svegliato. Dove siamo? Sulla nave profughi Aidao. Che? Siamo diventati boat people, amico. Allora ci hanno salvato. Sì, insomma, più o meno. E adesso ci stanno torchiando per capire come siamo finiti sui moduli D. Oddio, che ne è stato di Arkad? Colpita. Sì, in pieno. Ken! Dove vai? Ditemi dov'è il comandante. Il ponte è in fondo al corridoio, ma... Ken, aspetta, veniamo anche noi. Arkad distrutta. Perché ne è stato di mia madre? Tu dove vai? Dove proibite i civili. Via! Non me ne frega un accidente! Ditemi che ne è stato di Arkad. Ti avevo detto di restare in cabina, ragazzino. C'era mia madre su Arkad. Cosa le è successo? Dovete dirmelo subito, capito? Lascialo andare. Sentito il grande capo? Avvicinatevi. Prego. Trasmetti il video della distruzione. Signor sì. Cos'è successo ai coloni? Sono saliti tutti sulle capsule di salvataggio, vero? Non è rimasto nessuno. Purtroppo non ne abbiamo la certezza. Possiamo sperarlo. Io voglio tornare là. Tornare laggiù, in quell'inferno. Non dire idiozie, ragazzino. Forse mia madre c'è ancora in mezzo a quell'inferno. È vero, dateci una lancia di salvataggio.
Non se ne parla neanche. Ho il diritto di sapere cosa è successo alla mia famiglia. Tanto non siete voi a correre il rischio. Mi dia una scialuppa, la prego. Ho detto di no. È mio dovere proteggere la vita di tutti i passeggeri di questa nave. Allora farò a modo mio. Dove credete di andare? Fermateli! Parliamo con il capitano. È inutile. Ci nascondono qualcosa e noi vogliamo la verità. Non serve a nulla scaldarsi. I militari non sentono ragioni. Lasciate calmo, ragazzino. Non siamo ragazzini. Lasciateci andare. Non avete il diritto di farlo. Diamine. Non sono di gomma. Non potete tenerci qui contro la nostra volontà. Ti stai spaccando il braccio. Mi calmeranno i bollenti spiriti. Fateci uscire! Fateci uscire! Jackie! Messaggio dal secondo container, signore. Qui parla Gibson. Cosa? È così, signore. I computer dei moduli D hanno registrato quei tre ragazzini come piloti ufficiali. Non potete riprogrammarli. Ci abbiamo provato, ma è stato inutile. Quindi ora come ora quei tre sono gli unici che possano farli muovere. Già, abbiamo fatto tutto il possibile, ma l'accesso al computer di bordo è bloccato. Si hanno messi bene. Avete trovato qualcosa? Negativo, signor. Mi basta un frammento. Se ne trovate anche una briciola, fate immediatamente rapporto. Signor, sì. Ma esiste la possibilità che il cargo li abbia recuperati dopo l'esplosione? Signore, dobbiamo attaccare subito. No, non adesso. Abbiamo tempo, non sono veloci quanto noi. Continuate a cercare. Signor, sì. Nel frattempo tu segui la posizione dell'Aidao. Sì, signore. Mi perdoni, signore, ma mi chiedo perché il comando si preoccupi così tanto per quei Metal Armor. Ne hanno tutte le ragioni, sono macchine incredibili. La potenza offensiva di quei tre Metal Armor è pari a tre interi stormi dei nostri Gebai. Tre stormi? E quando se li sono visti portare via da sotto il naso, i pezzi grossi della luna ci hanno passato la patata bollente. Ecco, e adesso che facciamo? Usciamo, no? Vuoi rimanere qui in eterno? Ken, ma come diavolo facciamo? C'è una serratura digitale. Io devo assolutamente tornare su Arkad. Tap, tu non hai qualcosa? Qualcosa per aprire una serratura digitale? Non mi pare. Incredibile. Ma cos'hai lì dentro? Un grande magazzino, per caso? Su, non hai nient'altro? Ecco, questo è tutto. Ehi, ci siamo, lo sapevo! E tu vorresti aprire una digiserratura con una spilla avanti? Non farmi ridere! Come fai a dire che non si può se non ci hai mai provato? E poi questa è l'unica chiave che ho per raggiungere Arkad. Accidentaccio, avremmo dovuto tenerci quei robot invece di scendere al negoziato. Non sarebbe stato possibile. Ken! Sta zitto! Sono molto impegnato ora, Tap, non lo vedi? Su, calmati. Tanto anche se riesci ad aprire la porta, c'è lo spazio là fuori. Cosa stai dicendo? Che questa è tutta fatica sprecata perché mia madre ormai è morta di sicuro? Non può essere. Dai, Ken Light non voleva dire questo. È che bisogna riflettere prima di agire. Davvero? Ma certo. Adesso lascia fare a me, amico. Prova a allacciarlo con quello rosso. No, non quello! Uffa, quanto rompete! Ehi, si è aperta. Per la miseria, ce l'hai fatta! Sei un vero geniaccio, Tap! Bravo, Tap! E ora? Per di qua! Sentite, non è necessario che veniate anche voi con me. E ti lasciamo andare a far casino da solo, mai. Già,
E poi ho dimenticato lo spazzolino da denti, su Arcad. Oh, ragazzi, la vostra amicizia mi commuove. Scemo, adesso piantala di fare il sentimentale. Andiamo. Cosa? Ehi, fermi, dove state andando? Ci vediamo! Ehi, cosa credete di fare? Scendete! Facciamo un giretto e poi ritorniamo subito! Eccoci di nuovo insieme, piccola Clara. Sei pronta? Affermativo, signor Wakaba. Attendo il piano di volo. Eh? Ah, beh, ecco, si va in ricognizione. Ricevuto. Unità Cavalier connessa. Ah, sì, brava, brava. Tu connetti tutto. Aprite il portellone! Se non lo aprite, lo faccio saltare io! Tu devi essere pazzo! Scendi immediatamente! Vuoi spararmi, moscerino? Cosa succede? Pensavate che stessi scherzando? Mi spiace deludervi! Non ti conviene farlo arrabbiare, amico. È un vero duro, sai? Ora basta, tornate indietro! Non sono giocattoli quelli, lo volete capire o no? Sono armi segrete, e ora sono in mano nostra! Tre poveri esaltati. Allora, che cosa facciamo? Apriamo il fuoco. Vuole sparare contro dei metal armor, Duncan? Io? Bene, apra il portellone. Ma signore... Non mi ha sentito, esegua! Sì, signore. Ma faccia in modo di averli sempre sotto stretto controllo. Signor sì. Oh, madre mia. Ken, proviamo a vedere all'interno? E cosa siamo qui a fare? Andiamo! Attenzione, ragazzi, non sappiamo cosa può esserci qui intorno. Un po' tardi per preoccuparsene. Beh, sì, ma... Zitti, ho captato qualcosa. Che cosa? Nemico a 400 metri. È molto strano, io non ricevo niente. Quanti sono? Due metal armor. Anzi, Ken. Ah, ora li vedo anch'io. 3 contro 3, siamo pari. Aspetta, se ci sono dei metal armor, ci deve essere la nave che li ha lanciati. Non mi importa, io li polverizzo. Sono stati davvero gentili a venirci incontro. Contattiamo la Humboldt? No, se riusciamo a sbrigarcela da soli avremo una promozione. Di farmi paura, eh? Adesso non avete più scampo. Stop! Silenzio! Silenzio, cavolo, spara! È quel che stavo facendo! Ora mi spacco. Rimuovere la sicura, prego! Sì, certo. State un po' fermi, dannazione! Tutta fortuna! Eccoli! Ma che razza di MA sono quelli? Capitano, chiediamo rinforzi. Ora è tardi, idiota. Ce la dobbiamo sbrigare da soli. Su, coraggio, all'attacco! Ragazzi, se restiamo qui ci fanno a pezzi. Cerchiamo un riparo. Seguitemi. Disastro, non è rimasto nulla. A dopo i piagnistei, dividiamoci.
Tap, tu rimani di retroguardia e se ti passano tiro non risparmiare munizioni, mi raccomando. Ricevuto. E io cosa faccio? Tu farai da bersaglio, contento? Cosa? Mi vuoi vedere morto? Il tuo Dragonar è più veloce dei nostri. Devi attirarli qui e poi li colpiremo. E ti pare facile? Confido nella tua abilità, amico. Non preoccupatevi, vi farò da navigatore. Arrivano! Me ne sono accorto! Ah! Mi ha colpito proprio sulla testa. Ma dove sono finiti? Non vedo niente! Attento, sono dietro di te! Dove? Sei mio! Ah! Ah! Stop! Dove siete? Ce ne deve essere un altro, dov'è? Tap, tu riesci a vederlo? No, amico! Ti ho trovato! Tap, è lassù! Spara! Lascia fare a me! Credimi! Maledetto! Finito! Muori! Gloria all'impero! Ragazzi, ce l'ho fatta. Attento! Qualcosa sta venendo verso di te. È enorme! Proprio come ti dicevo. Potevi dirlo anche un po' prima. Non sei il mago dell'elettronica. Ehi, ragazzo, sto facendo del mio meglio, no? Stanno sparando. Facciamo, Ken? Bisogna eliminarlo. Hai visto la stazza? Certo, io e Tap lo prendiamo alle spalle e gli spariamo nel posteriore. Brillante idea, no? Hai detto io e Tap? E piantala di farmi ripetere, quanti colpi ti restano? Dunque, fammi capire. Sbrigati, accidenti! Sì. Ecco, ne ho ancora 5. Solo 5? Beh, è sempre meglio di niente. Andiamo, Tap! Sì, certo. E io? Tu incrocia le dita, amico. M.A. nemici Aure 6 in avvicinamento. Signor comandante. Sì, controlli. Armate le torrette, spazzatele via. Signor sì. E tenete Metal Armor in stato di allerta. Abbiamo di fronte un nemico molto potente. Ma è enorme. Non stare lì impalato, Tap. Dobbiamo muoverci prima che lo facciano loro. Sì, hai ragione. Tutto!
Dico, ce l'ho fatta. Allora, che ne pensate? Niente male come risultato per tre poveri bambocci. Che Dio sia dannato, ce l'avete fatta. Gliele consegni. Signor sì. Ken Wakaba, Light Newman, TAP Oceano. In base all'articolo 102 della legge sull'arruolamento, oggi fate parte dell'esercito della Federazione Terrestre. Sarete assegnati alla seconda squadra del terzo stormo. Congratulazioni. Ecco qua. E rigate dritto. Che cosa? Cosa? Ehi, aspetti un attimo.